Ecco, questa è una delle operazioni più grandi che ci siano verificate in questo tipo di intervento, cioè recuperare 427 persone, la maggioranza dei quali tutti a mezzo di elicotteri, con 20 che andavano intorno ai 40 nodi anche, con una nave che era sotto incendio, quindi con le fiamme che lambivano a volte anche i ponti superiori. Ecco, si tratta di un'impresa che è storica, adesso al di là dei numeri precisi, delle liste, eccetera, però questo è un aspetto importantissimo. Comandante della nave, al quale va il mio saluto deferente come vecchio marinaio, per avere appunto con grandissima dignità, svolto competenza, dignità, svolto il suo lavoro, è andato via per ultimo, come un comandante deve fare. E questo è stato l'altro aspetto importante.